Ministro, sa meglio di me la drammatica situazione che stanno vivendo e rischiano di vivere decine di migliaia, anzi centinaia di migliaia di persone. A seguito della riforma delle pensioni Fornero, che io mi vanto come gruppo parlamentare della Lega Nord di non aver votato, anzi aver votato contro, si sono creati casi emergenziali che rischiano di portare delle persone all'emarginazione sociale, a gravi crisi familiari e che purtroppo sia col governo Letta, tantomeno col governo Renzi, si sono affrontati in modo strutturale e complessivo. Lei, dopo l'incardinamento della proposta di legge del testo unificato 224 sulle salvaguardie, ha voluto convocare un tavolo il 7 maggio per il quale non abbiamo avuto ancora un proseguio dei lavori e una risposta sui suoi intendimenti. Le chiediamo quindi quali siano i suoi intendimenti per andare ad affrontare questa situazione e la prego, l'unica cosa, non mi dica vogliamo risolvere la questione, mi dica come, perché è quello che noi stiamo cercando e centinaia di migliaia di persone stanno aspettando. Grazie. Grazie al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Giuliano Poletti, ha facoltà di rispondere per 3 minuti. Io vorrei sottolineare innanzitutto che il Governo sta seguendo con la massima attenzione la problematica in questione e che a questo proposito stiamo lavorando ad una serie di opzioni normative alternative fra loro al fine di trovare una soluzione al problema degli esodati. In particolare vorrei ricordare come il giorno 7 maggio appunto si è riunito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il tavolo di confronto istituzionale tra Governo, rappresentanti delle commissioni lavoro della Camera e del Senato e INPS, al fine di esaminare la condizione di particolari categorie di lavoratori che potrebbero essere destinatari di ulteriori misure di salvaguardia a seguito della riforma pensionistica del 2011. Successivamente a questo incontro, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha immediatamente avviato un'istruttoria che è attualmente in corso, che è volta a definire in maniera puntuale ed esaustiva le varie fattispecie e la loro consistenza numerica, a partire dalle proposte contenute nell'attuale testo del disegno di legge, dovendo tenere conto nel contempo anche della sostenibilità dal punto di vista finanziario rispetto agli attuali vincoli di bilancio. Insieme a questo sono all'esame del mio Ministero ipotesi per così dire strutturali per cercare di far fronte ai vari problemi conseguenti all'applicazione dell'ultima riforma pensionistica, tutte accomunate, queste ipotesi, dal fatto di prevedere la possibilità di conseguire in via anticipata, a determinate condizioni, un trattamento economico modulato in ragione della scadenza naturale del pensionamento. In particolare, l'attenzione è rivolta alle situazioni di disoccupazione involontaria di soggetti che sono prossimi al pensionamento, ma che per la loro età faticano a ricollocarsi nel mondo del lavoro, nonché alle persone che per motivi personali o familiari intendono uscire anzitempo dal circuito lavorativo. Per entrambe queste categorie si tratta di verificare se siano sostenibili nell'attuale quadro economico misure di accompagnamento all'età pensionabile o di anticipazione del trattamento pensionistico che tengano ovviamente conto dell'entità del beneficio riconosciuto. In questo contesto si stanno valutando anche ipotesi riconducibili al cosiddetto modello APA in diverse variabili, sia normative che di tipo economico e quindi della impatto economico che queste diverse variabili possono avere dal punto di vista economico. Questo è lo stato della situazione in riferimento alla domanda pervenutaci. La ringrazio, ha facoltà di replicare l'onorevole Fedriga per 2 minuti. Ministro, mi auguro che il secondo passaggio che ha fatto, ovvero quello che riguarda l'APA, l'accompagnamento alla pensione anticipata, non riguardi i cosiddetti esodati. Quello non deve toccare chi aveva firmato un accordo, quell'accordo è stato tradito per scelte di un governo e di una maggioranza, e devo dire anche del suo partito, il Partito Democratico, e non possono essere penalizzati per accedere a un diritto che avevano e hanno. Per quanto riguarda le salvaguardie, le ricordo che il 23 giugno andrà in aula il testo unificato 224. Su quello, oltretutto, sono firmatario. Di quel testo, sono primo firmatario, la Lega non mollerà. La Lega chiederà che l'Aula si esprima e il Governo si esprima. Quest'anno voi spenderete per l'immigrazione clandestina, in totale, con costi diretti e indiretti, più di 10 miliardi di euro.
E sentire lei che oggi mi dica che per nostri cittadini che hanno contribuito al benessere di questo paese, hanno pagato onestamente, in modo trasparente, le tasse e i contributi per andare in pensione, che il problema principale è quello delle risorse, noi non ci stiamo. Non possiamo accettare che chi viene illegalmente nel nostro paese prenda 1.300 euro al mese e che queste persone invece vengano abbandonate a loro stesse. Per quanto riguarda dunque questa questione, le chiediamo di dare il suo benestare per approvare, e del governo ovviamente, per approvare la 224, e in secondo luogo, se vuole rivedere il sistema previdenziale siamo d'accordissimo, ma l'unico modo per farlo è abrogare la nefasta riforma delle pensioni Fornero, che non solamente ha colpito questi soggetti, ma ha colpito le imprese aumentando i costi della produzione. Avete spostato il costo della previdenza dal pubblico al privato. E dunque io spero, e vado a concludere, Presidente, la ringrazio per il tempo, io spero che ci sarà un senso di responsabilità di questo governo e che le promesse di Renzi adesso finalmente raggiungano qualche fatto. Grazie. Grazie a lei.